Non c'è al momento nessuna inchiesta interna dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggide Aragona di Salerno che ospita le aule didattiche per gli studenti della facoltà di medicina, nelle quali si sarebbe verificato il caso di omofobia attribuito alle parole rilasciate dal professore Carmine Alfano e denunciate da un articolo del settimanale L'Espresso che ha divulgato l'audio in cui il docente rilasciava frasi sessiste ed omofobe durante i colloqui con gli specializzandi della scuola di chirurgia plastica che dirige. Siamo in attesa di conoscere l'esito degli accertamenti già avviati all'interno dell'Università degli Studi di Salerno, ha chiarito questa mattina il direttore generale dell'azienda ospedaliera Vincenzo D'Amato, chiarendo che se confermate, le parole sono deprecabili anche perché il Ruggi è invece un modello di best practice proprio nell'inclusione con uno specifico ambulatorio che assiste i pazienti fin dopo la transizione sessuale nella fase post-terapeutico. Un nostro fiore all'occhiello, lo ha definito il direttore generale. Senta, oramai sono diversi giorni che i media, non solo locali ma anche nazionali, dedicano spazio a questa vicenda che coinvolge il professore Alfano, direttore della scuola di specializzazione in chirurgia plastica. Vedremo gli approfondimenti, gli accertamenti che sono già in corso da parte delle... Io sono in stretto rapporto con l'UNISA di Salerno, con i vertici UNISA, e vediamo gli accertamenti dove arriveranno. Certo che sono le frasi che ho letto sono deprecabili. E, il Ruggi non è questo, il Ruggi ha fatto ben altri cammini, ha proposto ben altre iniziative e ben altre innovazioni. Ieri abbiamo ospitato l'università tedesca, fa parte di un gruppo di 8-9 università europee, di cui fa parte UNISA, e dalla Germania sono venuti per vedere da vicino il nostro ambulatorio di medicina di genere. Le faccio questo esempio perché quella è una best practice che si propone un modello operativo anche innovativo della presa in carico totale, della totale inclusione degli utenti, della totale modalità di accoglienza, dell'apertura all'esterno. Chi soffre, chi ha una problematica di questo genere può rivolgersi tranquillamente all'azienda Ruggi. L'ambulatorio è diretto dalla professoressa Filippelli, universitaria, docente universitario, direttore della farmacologia clinica, e assiste gli utenti con queste problematiche fin dopo la transizione sessuale, nella fase post-terapeutica, e sappiamo che anche in quella fase le problematiche sono tante. E quello è un fiore all'occhiello del Ruggi, questo per significarle il cammino che ha fatto il Ruggi. Il Ruggi vuole investire su queste problematiche, il Ruggi lo ha già fatto, il Ruggi opera per la tutela dei diritti, per il contrasto, allo stigma, ai pregiudizi, opera per la tutela di queste situazioni, per la tutela di tutte le diversità.